Ecco a voi un esemplare di cane spiaggiato. Chichetu! Ciao Chichetu! È ora di fare le valigie perché io ti lascio qui, non da solo, tranquillo. Devo preparare le cose perché devo portare i regali di Natale alla gang. iPad, ciuff, caricatori, ciuff, gambe cube controlla, che no, non me lo devo portare questo, mutand, ciuff, caresetti, ciuff, linea Omizu, arena, by electric peo, ciuff. Allora qui, in questo magnifico sacco di Natale, da bravo babbo Natale, porterò alla gang nel bosco come regalo la nuova collezione Omizu fatta da me con Arena. E questo è soltanto uno dei primi grandi passi che sto facendo con Arena. Da più di un anno con le aziende grandi di questo tipo si lavora con un largo anticipo. Io già sto lavorando progetti per il 2021, per capirci. Quindi il fatto che finalmente viene puff partorito questo bambino che è stato nel grembo materno di Arena per tutto questo tempo, beh, sicuramente non è solo una grande liberazione, ma è proprio una grande gioia. E come condividere la gioia se non con l'amicizia, con il Natale? Mezzaluna! Di conseguenza vi porterò... Oh cazzo, stai fermo. Vi porterò con me al Gosh di Roma, dove c'è questo pranzone cenone. Non lo so come funziona, la prima volta che partecipo a questa cosa. Sembra essere un evento in cui fan di Sabrina vanno a vivere questo pranzone barra cenone di Natale insieme a lei e quindi anche insieme a noi della gang. Se questo video è uscito però significa che in effetti questa linea anche è uscita insieme al video. E il link sarà in descrizione se vi piace questa giacca Omizu. E c'è anche la mitica t-shirt con anche questa le bande da Swaram Tokiba. Quindi che dite? Partiamo. Wow, pronti bambini per partire? Chichetu, sei pronto? Chichetu? Chirichetu. Chirichetu che lo portiamo a casa dei nonni, cioè dei miei genitori, lo guarda mio fratello. Chirichetu. Boom. Kirk, stai dentro. Dammelo un po'. Dammelo. Dammelo. Non so se qualcuno di voi si ricorderà vagamente. Questa casa è tantissimo che non ci torno, ma io vivevo qui una volta. Spesso registravo dei video lì e mi attaccavo con il portatile. Userò questo suono molto oggi. Andiamo a Roma. Scusate il salto temporale alquanto strano. Ma è così luce? Qua è buio. Allora, scusate il salto temporale, però sono già al Gosh di Roma. Adesso partecipiamo a questo cenone, a questo evento. Guarda la gente in questo evento, guarda. Non ci devono vedere. Non mi devono vedere. Qualche clip dell'evento e i regali di Babbo Natale li consegna questa sera poi in hotel. Ciao. No, vlog. Prosegui. Wow, che bella felpa. Wow, che bella. L'hai fatta tu? Sì, l'hai bocciata però. La bellissima felpa che appicca. Wow! Grazie, Peo. Ma chi l'ha fatta? Un disegnatore bravissimo. Numero uno. Sconosciuto.
Ah no, Peo. C'è la firma, non l'ho neanche firmato. Non l'hai firmato. È già Natale? Oh 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 oh! Devo andare! Cosa cazzo stanno vedendo i miei occhi? Ma è il mio letto, quello lì. Non mi ha visto. Eric. Bing bong. Bing bong. Ma che cos'è bing bong? Bing bong. Ah, è vero il tuo cane di Minecraft, ma non è quello che è morto? Sì. Bing bong. Avanti, diamine! Oh, oh, oh! Che bello il campanello che avete, a proposito. Grazie. Bambini! Chiedo un po' qua, sennò c'è troppa luce. Ma questo è video fiction, praticamente. Stiamo recitando? Sì. Ciao. Bambini! Ciao, Vero! Santa Claus! Ma ciao! Un abbraccio, testimoni! Santa Claus! Come mai hai un sacchetto? Cosa ci porti? Babbo. Notizie buone oppure cattive? Cattive, ma babbo zio Peo Natale? Oggi ci avrà regalato qualcosa della linea che ha disegnato di Arena. Davvero? No! Tutti i miei sogni sarebbero realizzati se così fosse. Ma allora rendiamo prima felice il bambino. Non era il mio questo? Senti. Il bambino che fa parte del team. Tu era trasparente. Del team? Wow. Ah, team pelati. Ah. Prego. Che andrà per un po'. Grazie, Peo. Anche io. Adesso c'è il mio turno. Rispettiamo. Sì, sì. Quasi... Smaghettamento epico. Aspetta, prendi il bilancino. Cosa sarà meglio se mi levavo il giubbotto prima? No, ma cos'è? Cos'è? Ma fighissimo. Ma è fighissimo. Guarda, quello che c'è addosso lui. No. È fighissimo. Me la metterò subito. Via quella merda. Via quella. Prossimo bambino. Yeah. Vado in bagno e sfilo. Io. Una bambina. Io. Grazie, amico Peo. Non siamo d'accordo. Ma è stupendo! Vediamo zio Peo cosa ha disegnato della sua linea. Qual è la sorpresa? Ma è uguale! Grazie, è quello che volevo! Me lo metto subito! Ma è fighissimo. un po' di cringe. Mi dici? Allora? Fighissimo. Andre! Ottima presa. Cacchio. Giulietto. No! Cos'è? Cosa sarà il tuo? Cos'è? Come sta? Ma il tuo cos'è? Mi sembra di averla già vista. No. Ah.
Wow! È uguale a che abbiamo chiesto per Natale! Tu da Reggi! È un regalo! Non potremo più essere in questo hotel. Da due ore. Di anche tu. Subito. Mettiamocela tutti, facciamo tutto una cosa. Perché Giulio Andre tecnicamente non è che se la possono promettere. Perché non c'è una XXL. Stai dicendo qualcosa? Non sto capendo. No, no. Ok. Non penso che... l'etichetta è bellissima. È bella l'etichetta, eh? Fai vedere. Mostra l'etichetta. Andiamo all'etichetta. Scusa, aspetta, compro qui. No, che cosa? Signori, buon Natale. Questo non è solo un regalo. Mi dispiace, non ho un regalo per te, ce l'ho per tuo figlio. Possiamo darglielo, per favore? Già me l'ho dato. Ok. E il biglietto gliel'hai dato? Sì. Cioè, chiudiamo col biglietto. È un regalo che non è soltanto fatto con il cuoricino come tanti fanno, non è solo il pensiero, ma con il duro lavoro che tutti voi mi avete insegnato. Sei il nostro orgoglio, Teo! Bravo! Sei il nostro orgoglio! Bravo! Ecco, ok, perfetto. A fra poco. Ah, bentornati bambini, questo è il mio studio e l'evento Orgosh è finito. Non penso che abbiate presente la sensazione di accendere ogni volta i termosifoni e ricordarvi: cavolo, devo pagare la bolletta del gas, lo faccio subito. L'ansia del vivere da solo, questo è quanto. Signori, ho finalmente il piacere di concludere questo video dicendovi che queste giacche, nonché anche le magliette Omisu, tutta la collezione è finalmente uscita al 100%. Prima avevamo solo i costumi, si sono seguiti tanti problemi di distribuzione per quanto riguarda il sito e-commerce online di Arena, ma finalmente sono out. E anche se ormai è Natale praticamente, mi auguro che qualcuno di voi voglia uno di questi pezzi, che per ora sono, direi, il culmine del mio lavoro. In realtà non proprio il culmine, come dire, sì, diciamo il culmine del mio lavoro individuale. Chi di voi mi segue da molto tempo saprà che ho lavorato tanti progetti e prodotti anche belli importanti, dal libro Veri Amici dei Mates a Cavolini di Sabrina, copertine per libri Mondadori, eccetera eccetera, inclusioni di tavole nei diari della Comics. Ma finalmente, grazie a Arena, sono riuscito ad ottenere uno spazio unicamente mio. Molti di voi saranno anche nuovi, mi seguiranno per Pokémon o per altre cose più o meno nuove e non sapranno che, beh, io sono un duro lavoratore. No, a parte scherzi, che io sono in una gavetta profonda per quanto riguarda il mio lavoro da qualche annetto. E riesco a capire che portando Pokémon, per esempio, molti di voi che arrivano e sono nuovi pensano: è un youtuber di Pokémon. Invece no, io sono fin dalle origini un disegnatore, ho studiato molto durante la mia crescita, da bambino, durante lo scientifico ho fatto la scuola comics, nel mentre, parallelamente, poi ho studiato architettura, e mentre che facevo architettura ho iniziato il mio canale YouTube, e da lì sono andato addirittura a lavorare anche in aziende normali, con lavori normali, con stipendi normali, però il mio sogno è sempre stato quello di disegnare per vivere. Ma disegnare non ha mai chiuso, no? Creato un muro tra, no, deve essere per forza un fumetto, deve essere per forza un disegno fico anime. Ho sempre spaziato con la voglia di fare, sempre spaziato tra video, 3D, sì, character design, fumetto, architettura e design stesso, ed eccoci qui, finalmente a lavorare a qualcosa di tangibile, tangibile e bello, perché questo non lo trovate bello? L'avete visto dietro, no? Con il simbolo, l'ideogramma di Omisu, che significa acqua. E come molti di voi saprete, il mio personaggio su Pokémon si chiama Misu, il mio personaggio su Monster Hunter si chiama Misu. Sono molto legato a questo ideogramma e per fortuna il caso ha voluto che io mi legassi a un'azienda che fa prodotti per l'acqua, Arena. Trovate quindi, come già detto, il link in descrizione. Il primissimo link in descrizione è quello che vi porta alla pagina della collezione Misu, e spero nei futuri eventi simil Gosh o fiere a cui potrò partecipare grazie al supporto di personaggi come Sabrina, di vedervele addosso e di potervi abbracciare per aver creduto in me, per dimostrare che il mio lavoro vi piace, creando in me una profonda crescita di autostima e soddisfazione. Questo è quanto, perché adesso alla mia destra appariranno altri video nel caso in cui aveste ancora bisogno di una dose del vostro piccolo zio Peo di quartiere. Pulsantone iscriviti o campanella, pum pum pum, cazzottone la campanella, yeah yeah yeah. Ma chiudo con augurarvi un buon Natale e grazie di essere qui a guardare me. Buonanotte.